Francesca Guetta elabora immagini originali per istinto, avendo un istinto naturale dell'armonia e della forma, ma lo fa senza particolari interventi, lasciando che le forme si muovano da sole o cercandole nell'accostamento di diversi materiali, di diversi oggetti che vengono assemblati con effetti particolari o diventano poi installazioni, come in quella Mai Più, dove si vedono valigie e sul fondo un dipinto. Ma tutto questo avviene attraverso materiali di recupero, anche insignificanti, che assumono significato, un tappo, un pezzo di legno spezzato, nella composizione che la Guetta stabilisce. Quindi ciò che non ha senso acquista senso, ciò che non ha forma acquista forma, ciò che non ha significato acquista significato. È un processo di riabilitazione degli oggetti, è un processo di, come dire, ricerca, l'avevano fatta i maestri del ready made, di far diventare attraverso il pensiero vivo quello che è morto, e quindi i materiali di recupero sono per lei il modo per far diventare vivente qualunque cosa che sia stata scartata o eliminata, e questo la porta a una serie di composizioni particolarmente originali e inedite che sono legate a un ordine mentale che attribuisce un diverso senso al mondo, quindi ordine al disordine del mondo. E dichiara lei stessa che lo scopo con cui crea è dare testimonianza della contemporaneità e sensibilizzare il prossimo sulle tematiche ambientali e sociali. Ora, questo è il suo intendimento. L'effetto è una certa grazia o delicatezza che, al di là del messaggio che lei intende, rende queste opere viventi per se stesse, quindi la capacità di creare un'immagine, che è quello che deve fare un artista, quindi che si può riconoscere, al di là delle intenzioni, il risultato di creare immagini originali con elementi di materiali di recupero che diventano poi forme e composizioni non previste, non prevedibili, e in cui ciò che non ha senso acquista senso.